Ciao a tutti, oggi voglio parlarvi di uno dei personaggi della cronaca italiana che più ha scosso l'opinione pubblica, una bomber. Ma chi è una bomber? Una bomber è un appellativo che la stampa italiana ha usato per riferirsi a un autore di numerosi atti di violenza e terrorismo commessi in Veneto e Friuli nei decenni tra il 90 e il 2006. È un bombarolo seriale, la cui strategia non ha un movente plausibile, consiste nel collocare in luoghi pubblici o aperti ordigni esplosivi che hanno procurato lesioni e menomazioni a chi vi si è imbattuto. Per somiglianza con il caso di uno statunitense, detto anche lui una bomber, i giornali italiani hanno poi attribuito lo stesso nome anche al bombarolo italiano. Le azioni attribuite ad una bomber, gli attentati, sarebbero 31-33, ma forse sono anche di più, secondo diverse ricostruzioni, distribuite tra il 90 e il 2006, con un periodo di pausa tra il 96 ed il 2000. L'autore delle azioni è ancora oggi latitante, quindi ignoto, non ha mai rivendicato gli atti e si è dimostrato molto abile nel non lasciare mai tracce, ha sempre seminato panico in una vasta zona dell'Italia nord-orientale, incentrata su un asse, quello di Pordenone, Portogruaro, Lignano e Treviso. Il suo caso è una delle vicende di cronaca nera che più ha scosso l'opinione pubblica. Che tipologia criminale è una bomber? Una bomber colpisce con regolarità, ma non è ritenuto un serial killer, poiché le sue azioni sono dirette a non uccidere, ma a ferire, anche se a volte hanno sferrato l'esito mortale. Ne dovrebbe considerarsi un terrorista, perché agisce in obbedienza a un movente oscuro, non rivendica mai gli atti criminali e il loro significato. Gli inquirenti ritengono possibile contestargli l'aggravante anche di terrorismo, anche se non è mai stato incardinato in un'imputazione formale né in una sentenza. Alcune vittime del bombarolo sono state riconosciute comunque vittime di atti terroristici, quindi risarciti, come in genere avviene per il terrorismo. Una donna gravemente ferita, in Friuli Venezia Giulia alla festa di Sacile e la festa degli Osei, è però deceduta nel 2008 senza mai purtroppo aver ricevuto il risarcimento. L'hanno tenuto invece altre due persone di ben 90.000 euro e 38.000 euro e anche due bambine nel 2003 e nel 2005. Una bomber è ricercato per una serie di fatti di lesione personale di varia gravità e per tentato omicidio. Qual è il profilo criminologico di una bomber? Un elemento che distingue una bomber è l'impossibilità appunto di delinearne un preciso schema dei suoi attacchi. Si possono solo notare alcune peculiarità, come il fatto che la località più colpite siano Pordenone e Portogruaro. Si può inoltre ipotizzare che miri a piccoli centri delle città dove c'è più efficacemente colpibile la popolazione. Tra i caratteri comuni degli attentati spicca la tendenza a effettuarla nei giorni di festa, durante una stagione estiva in luoghi come spiagge, oppure anche durante festività religiose come chiese. Il fatto che non abbia mai operato tra il 97 e il 99 ha indotto a ipotizzare appunto un impedimento. È stato in galera? Oppure in missione militare, quindi è un militare? In aggiunta pare conoscere bene il territorio del Friuli Venezia Giulia, se non proprio Pordenone. I tentativi di profilazione offrono il ritratto comunque di un uomo tra i 35 e i 50 anni, visto anche il prolungato tempo di attività e le conoscenze dimostrate nel realizzare le sue trappole, le bombe. La preparazione rivela non solo un'eccellente manualità e perizia chimica, ma anche cura maniacale dei dettagli. Considerando il tempo necessario alla preparazione di questi ordigni, è probabile che viva da solo e abbia anche a disposizione un luogo isolato. E non si esclude che abbia osservato da lontano anche delle sue esplosioni, quindi dei suoi attentati, per stabilirne il modus operandi. Molte le ipotesi sui moventi, basate sul fatto che gran parte delle vittime siano state colpite in occasione di feste, di messe, come Natale. Le vittime preferite non appartengono a delle categorie sociali disprezzate, ma sono persone normali, comuni, anche bambini. Alcuni psicologi dicono che potrebbe soffrire di un trauma, di una menomazione che lo spingerebbe appunto a mirare, colpire, senza un obiettivo specifico. Tantissimi sono gli attentati di una bomber con una cronologia ben precisa, ve ne posso citare alcuni. Nel 93 il primo, prima che lo chiamassero una bomber, fu effettuato a Portogruaro, a Porto Vecchio, l'8 dicembre del 93, il giorno dell'Immacolata, fece saltare e esplodere una cabina telefonica. Nel 94 a Sacile, uno dei più famosi, alla Sagra degli Osei, poi Pordenone il 17 dicembre, un altro tubo bomba, poi ad Aviano il 18 dicembre. Nel 95 ad Azzano Decimo, la domenica di Carnevale, due tubi esplodono a distanza di poche centinaia di metri. Fino a qua non aveva ancora ferito delle persone, ma incominciarono a chiamarlo comunque una bomber. Pordenone il 30 settembre, altri due tubi abbandonati nella stessa giornata.
poi Aquileia, la tisana, Bibione, fino a poi a incominciare ad avere dei riscontri purtroppo con dei gravi feriti, anche con conseguenze abbastanza serie. Il 4 agosto a Bibione per la prima volta due località balneari sono scosse da altrettanti gravi attentati. Di domenica alle 6 del mattino in una spiaggia un bagnino raccoglie un tubo di 20 cm. Dice l'uomo a un collega di buttarlo via in quanto potrebbe essere pericoloso. Quest'ultimo prende il tubo, ne svita un'estremità e viene sorpreso da una fiammata. Molto seccato, butta l'oggetto in un cassonetto. Pensando alla bravata di un ragazzo, soltanto la sera poi si giunge a conoscenza di un altro episodio simile, degli esiti molto più seri, a Lignano. Appunto, il 4 agosto, un tubo bomba abbandonato all'interno di un ombrellone viene poi raccolto da un turista che viene gravemente ferito alla mano destra e gli viene addirittura recisa l'arteria femorale. Qui, fino al 2006, a passare all'ultimo attentato dichiarato di una bomber a Porto Santa Margherita di Caorle, il 6 maggio, sul litorale, presso la foce dell'Ivenza, due fidanzati trovano una bottiglia che al suo interno sembra contenere un messaggio. Uno dei due, l'infermiere, ma di nome e cognome non riconosciuti, inizia a maneggiarla, determinando l'esplosione che lo ferisce gravemente e provoca lesione anche alla giovane. Poco prima l'oggetto era stato notato anche da un altro uomo, che però aveva rinunciato a raccoglierlo. Gli indagati furono tantissimi, ma tutti assolti per mancanza di prove, fino al 2004, quando un indagato, un ingegnere di Azzano Decimo, aveva a suo carico delle prove abbastanza pesanti. Gli inquirenti pensavano di aver trovato una bomber, ma poi anche lui fu dichiarato innocente, in quanto un suo lamierino tagliato con una sua presunta forbice fu manomesso, questo taglio del lamierino, da un poliziotto nell'incidente probatorio, e questo provò l'innocenza di questo ingegnere, e anche la prova del DNA lo scagionò perché non risultava assolutamente appartenere a questo ingegnere, che era assolutamente innocente. Quindi ancora ad oggi una bomber risulta latitante e inafferrabile. Se vi è piaciuto il video lasciate un like ed iscrivetevi al canale. Grazie, io vi do appuntamento alle prossime dall'altra dimensione.